Problemi seri, i cittadini non escono, hanno tutti paura. È un problema, è ormai la situazione è critica. E anche se qua a Mercatoregge pure il 60-65% è andato via. E che dobbiamo fare? Ci dobbiamo arrangiare e basta, non ne puoi dire niente. L'importante è che sta bene la gente e basta. Paura parecchio, tanta paura, però che devi fare? È la vita. I mercati ormai sono andati con questa è la. Diciamo l'economia è andata giù. Abbiamo un incasso almeno dell'80% in meno. È drammatica la cosa, ma auguriamoci che questo si risolva più presto, anche perché noi siamo molto fiduciosi, soprattutto qui in Calabria, perché abbiamo del clima meraviglioso, oltretutto abbiamo una media di gradi oltre di calore, allora credo che si sconfigge questo virus. Soprattutto siamo contenti che ancora da noi siamo belli tranquilli. Certamente ognuno ha un po' di tumore al riguardo, però anche noi siamo sofferenti su questo. Ma diciamo che stiamo cercando di stimolare un pochino le vendite perché comunque con tutto quello che sente dire per quanto riguarda il coronavirus ha messo un pochino in allarme tutta l'utenza. Sono dei periodi davvero problematici perché comunque tra quello che dice la stampa e i media in genere creano non poco allarmismo. Speriamo che questi casi di cui si sente tanto parlare non ci sia niente di veritiero, ma ahimè ho i miei dubbi. Periodi davvero particolari e speriamo che questo passi presto per poterci riattivare ed economizzare di nuovo, anche perché la situazione è abbastanza delicata, drammatica, anche perché ne risentiamo parecchio noi piccoli venditori. Ovvio, non so quello che fa la grande distribuzione, ma sentendo dire che l'utenza si riversa al supermercato per fare spesa di prima necessità, perché si deve chiudere dentro e quant'altro, questo vuol dire anche uscire fuori dagli schemi, di fare la vita che facciamo quotidianamente. Quindi si sta condizionando un pochino tutta la vita di ognuno di noi. Quindi ci auguriamo che tutto quello che si sente sia qualcosa di passeggero, qualcosa che passi prima possibile per poterci riattivare a livello economico. Questo è l'augurio che noi ci prospettiamo. Si ha paura del coronavirus? Assolutamente Manco per no, niente. si esce ugualmente, si Si va alla esce vita di ugualmente, ugualmente, si sì. va alla vita di Con le sempre, dovute con le accortezze dovute però. accortezze, è chiaro, perché tra l'altro sta correndo l'influenza stagionale, è quello che sento, e quindi Si niente, esce, nulla si di più. esce. No, voi non avete paura di questo? No, Assolutamente no, no. Guardi, noi a Reggio siamo peggio del coronavirus, non ci Assolutamente. toccherà a nessuno di noi. Bisogna stare Poi tranquilli. guardi, il coronavirus si scazzerà con la spazzatura che c'è in giro, con tutto il resto, quindi guardi, penso che se ne sta alla larga. Se viene qualcuno da fuori bisogna stare attenti, ma chi lo conosce? Quindi lei esce normalmente, fa la vita che faceva prima. Sì, tranquillamente, anche perché non è che faccio una vita solo a passeggio e non faccio altro. No, non ho paura perché, cioè, non è che non ho paura, cerco di gestirlo usando le misure che ci vengono suggerite. Però si fa la vita normalmente come si faceva prima. Eh sì, infatti io sono in questo contesto dove ci sono tante persone, ho il disinfettante in borsa e. Quindi precauzione. Precauzione, sì, la precauzione in tutto. Togliere gli abiti quando si arriva a casa, lavare bene le mani, evitare se si hanno sospetti di avere il coronavirus di avvicinarsi agli anziani. Tutto quello che noi sentiamo in televisione, però la psicosi secondo me non serve a nulla.